si sente male, cade dal camion, muore autotrasportatore, la vittima un uomo di 55 anni che avevo scaricato alla Smartfit K di Capannori. Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta, firmata l'ordinanza regionale che impone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali tranne le farmacie. Della richiesta si era fatto promotore il sindaco di Porcari, Fornaciari. Nuovo assessore per la giunta Tambellini, la novità è rappresentata dall'avvocato Valentina Rose Simi che si occuperà di sicurezza e ambiente, è rimasto rimpasto di deleghe per gli altri componenti. Il calcio, ultima spiaggia a Piacenza, la Lucchese serve solo vincere, sfida decisiva al Garilli per i rossoneri, in porta debutta il ventenne Pozzer. Bentrovati di nuovo con l'informazione del nostro telegiornale. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina a Capannori, un uomo di 55 anni, un autotrasportatore in servizio, ha perso la vita dopo essere caduto da un camion. Probabilmente è stato un malore ad essergli stato fatale. Sentiamo. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere caduto da un camion. La tragedia che è costata la vita a Donato Del Giorno, autotrasportatore che viveva ad Antraccoli, si è consumata venerdì mattina intorno alle 8, dopo che l'uomo aveva scaricato alla Smartfit K di Capannori. Secondo le ricostruzioni, il 55enne sarebbe caduto improvvisamente da un camion parcheggiato nel piazzale antistante l'azienda cartaria, probabilmente a causa di un malore. Dopo l'impatto avrebbe riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza. Subito sono stati inviati ambulanze infermieristica e con medico e l'elisoccorso Pegaso 1. L'uomo sarebbe andato in arresto cardiaco mentre i soccorritori stavano sopraggiungendo sul luogo. I tentativi di rianimarlo sono risultati vani e i sanitari hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri, i vigili urbani di Capannori e i tecnici della medicina del lavoro. La cronaca ancora in fiamme da questa mattina, una vasta porzione di bosco sopra l'abitato di Casa Basciana, frazione del comune di Bagni di Lucca. Si tratta di circa 5 ettari di sottobosco di querce e castagne. La sala operativa unificata della protezione regionale ha inviato sul posto squadre del volontariato antincendi boschivi e di operai forestali della Unione Comuni della Media Valle, in azione anche un elicottero del sistema regionale. Facciamo adesso il punto sulla curva del contagio, dati stabili in Toscana così come nella nostra provincia, numeri che però sono sempre elevati, così come è elevato anche il numero di decessi che si è registrato nelle ultime 24 ore e aumentano di pari passo ricoveri e terapie intensive. Andiamo a vedere nel dettaglio i numeri attraverso le nostre grafiche. I nuovi contagiati in Toscana sono 1640, 9 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è stabile, 5,38%, 1861 i ricoverati attuali, 12 in più rispetto a ieri, di cui 274 in terapia intensiva, 9 unità in più. 26 i decessi, l'età media di 77 anni, di cui 4 si sono registrati nel nostro territorio. Andiamo dunque ai dati della nostra provincia: 190 positività in provincia di Lucca, 95 casi nella Piana, di cui 13 ad Altopascio, 29 a Capannori, 42 a Lucca, 3 a Monte Carlo, 1 a Pescaglia, 6 a Porcari e un altro a Villa Basilica. 12 casi in Valle del Serchio, 5 a Bagni di Lucca, 2 a Barga, 1 a Castelnuovo di Garfagnana, 2 a Coreglia Antelminelli, 1 a Gallicano e un altro caso a Piazza del Serchio. 83 casi in Versilia, di cui 23 a Camaiore, 2 a Forte dei Marmi, 8 a Massarosa, 7 a Pietrasanta, altri 7 a Seravezza, 3 a Stazzema e ben 33 a Viareggio. Tutti i negozi, eccetto le farmacie e anche tutti i supermercati in Toscana rimarranno chiusi per Pasqua e Pasquetta, lo impone la nuova ordinanza firmata dal governatore Eugenio Giani. Sentiamo.
Nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Toscana saranno chiusi tutti gli esercizi commerciali, compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie. Lo ha stabilito un'ordinanza della Regione Toscana. Ordinanza firmata dal presidente Eugenio Giani, che dà però la possibilità della consegna a domicilio esclusivamente mediante la prenotazione online o telefonica e non presso l'esercizio commerciale dei generi alimentari di prima necessità. Domenica 4 e lunedì 5 aprile dunque saranno chiusi, secondo l'ordinanza, i negozi di vicinato, ovvero quelli con superficie di vendita non superiore a 300 metri quadri, le medie strutture e le grandi strutture di vendita oltre ai centri commerciali. Alla fine una scelta mirata e voluta anche per il fatto che i due giorni erano già definiti in zona rossa, con possibilità di spostamenti soltanto verso un'abitazione privata di parenti o amici. La richiesta di procedere con questo tipo di ordinanza era partita dal sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, seguito poi dagli altri sindaci della Piana. E come avete sentito dal servizio, era stato proprio il sindaco di Porcari, Fornaciari, ad aver lanciato per primo tra gli altri sindaci della Piana l'idea di queste chiusure, facendosi portavoce del disagio manifestato dai dipendenti dei centri commerciali. Sentiamo le sue parole in questa video intervista. Voglio dire grazie ai miei colleghi sindaci per aver condiviso e appoggiato la mia idea di chiusura dei supermercati a Pasqua e Pasquetta. E voglio ringraziare il presidente Giani per averla accolta l'idea e per aver fatto quindi la necessaria ordinanza. L'idea era abbastanza semplice: questi sono lavoratori essenziali che però non sono rientrati nemmeno nel turno di vaccinazione per i lavoratori essenziali, e preso atto che il supermercato non è un pronto soccorso, noi che siamo appunto i clienti possiamo tranquillamente nel giorno di Pasqua e di Pasquetta evitare di andare a comprare e stare con le nostre famiglie, e loro, i lavoratori appunto dei supermercati, possono fare come noi, ovvero stare con le loro famiglie. È una questione di rispetto, una questione di buon senso e, mi permetto di dire, anche di etica del lavoro. Spazio alla politica, c'è un nuovo assessore all'interno della giunta Tambellini dopo che, come ricorderete, era stato estromesso Celestino Marchini. Si tratta di Valentina Rose Simi, si occuperà di sicurezza e ambiente. Questo ingresso ha comportato un rimpasto di deleghe per gli altri componenti. Tutti i dettagli in questo servizio. Valentina Rose Simi è la nuova assessora della giunta Tambellini. Prende il posto di Celestino Marchini, estromesso dal sindaco dopo la mancata partecipazione alla seduta di giunta sul progetto della Manifattura Sud. Classe 1980, Rose Simi è avvocato e attualmente nel Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente. Dal 2015 al 2017 è stata segretaria della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca. Il sindaco ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha nominato la nuova componente della giunta comunale e ha provveduto al contempo ad un rimpasto di deleghe. Rose Simi si occuperà di ambiente, transizione ecologica, sicurezza e polizia municipale, finora delega di Francesco Raspini, e di innovazione digitale. A Raspini vanno le deleghe ai lavori pubblici e alla manutenzione del verde, mantiene invece protezione civile e organizzazione del personale. Traffico e sicurezza stradale invece saranno affidati a Gabriele Bove, che conserva le deleghe a mobilità, trasporto pubblico locale, arredo e decoro urbano, patrimonio, processi di partecipazione, servizi al cittadino, ai patti di confine. Assume le deleghe al piano di regolazione del traffico e sicurezza stradale, mentre lascia all'assessora Simi la delega all'innovazione. Parliamo di lavori pubblici, ci spostiamo a Seravezza perché sono pronti 5 milioni di euro, un finanziamento della provincia di Lucca per rifare ex novo il cavalcavia di Querceta. Sentiamo Federico Conti.
Partiranno tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 i lavori di ricostruzione del cavalcavia di Querceta, che dal dicembre 2017 è vietato al transito dei mezzi pesanti sopra le 50 tonnellate per motivi di sicurezza, con un limite di velocità di 30 km orari. Ad annunciare il cantiere sono stati la provincia di Lucca e il comune di Seravezza, dopo anni di discussioni, ritardi e forti disagi per i trasporti delle aziende del marmo della zona e non solo. 5 milioni di euro il finanziamento ottenuto per la demolizione e rifacimento ex novo della vecchia infrastruttura, sbloccati dall'ultimo decreto del MIT e inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche della provincia. Risorse maggiori rispetto ai 2 milioni iniziali, che consentono quindi di accantonare il progetto iniziale di consolidamento del ponte esistente. Finalmente le risorse per poter fare quest'opera sono state stanziate dal Ministero. Questo ponte verrà ricostruito con materiali moderni, sarà antisismico, quindi terrà conto anche della questione sismica, e sarà soprattutto un impianto che permetterà il passaggio dei mezzi, ridando le iniziali potenzialità che aveva il ponte quando fu costruito. Quindi un risultato veramente importante. Impossibile del resto adeguare l'opera attuale, datata 1968, alle normative di oggi sulla staticità e l'antisismica. Al momento la progettazione dell'intervento è a livello definitivo e in procinto di passare al vaglio della conferenza dei servizi. Sarà realizzato un nuovo impalcato in acciaio con solo 5 campate, rimarranno invece solo 4 sostegni degli attuali presenti. Ci spostiamo a Barga per parlare di un progetto artistico, in particolar modo a Castelvecchio Pascoli c'è il muro che racconta. Ci racconta di che cosa si tratta Luca Galeotti. Qualche timido accenno per trasformare il muro in una specie di galleria d'arte a cielo aperto c'era già stato qualche anno fa. Il tutto ai tempi, era il 2011, in cui l'ex cartiere dello scatolificio Corzona di Castelvecchio chiudeva i battenti con la perdita di 89 posti di lavoro. La fabbrica è stata poi rilevata dalla Hydrotherm. Ora però fa bella mossa di sé non un muro di bozze grigio e anonimo, ma un muro che racconta. Sì, questo è un vecchio muro che da sempre fa parte un po' della mia vita, ci passo davanti, e da sempre lo vedo come una sorta di specchietto dei tempi, no? Racconta un po' quelle che sono le giornate, le stagioni, gli anni, no? E diciamo da muro grigio quale era, ho sempre pensato che sarebbe potuto diventare qualcosa di più, che andasse oltre quello che in realtà poteva sembrare. E niente, quindi tante volte abbiamo scritto progetti e poi alla fine con questo lockdown è stato il momento in cui forse si è scattata la scintilla, ho chiamato un paio di amici e ho detto: ma perché non facciamo, in questo momento in cui è tutto chiuso, i musei sono chiusi, la cultura è messa da parte per forza di cose per colpa della pandemia, utilizziamo il muro come una sorta di drive-in all'aperto, dove l'arte può essere fruita addirittura dalle macchine o dalle persone che passeggiano da sole, e così è nato The Talking Wall. Il progetto è stato realizzato da Durante insieme ai componenti del collettivo d'arte Inspired by Barca, che ha realizzato questa installazione artistica permanente. Il Talking Wall ora vede la presenza di 48 opere disseminate lungo 200 metri di muro, realizzate da artisti quali Fabrizio da Prato, Giorgia Madiai, Kin, Carrie Bell, Stefano Tommasi, Caterina Salvi. Il progetto è aperto. Per partecipare basta scrivere una mail a inspiredbybarga@gmail.com. Torniamo a Lucca per parlare di un'iniziativa di vicinanza destinata ai bambini del reparto di pediatria del San Luca. Alla struttura sono state regalate altre uova di Pasqua donate da Paolo Ricci e dal Circolo di Capannori. La consegna è avvenuta oggi nella hall del San Luca alla responsabile della pediatria Angelina Vaccaro, al medico della stessa struttura Simona Tognetti, alla coordinatrice infermieristica Paola Gianni, presente anche il medico della direzione sanitaria di presidio Alba Bianchi. Il personale dell'ASL ha espresso un ringraziamento per questa nuova donazione gradita da parte dei bambini presenti in pediatria per ricovero o per esami e visite. È la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo e per questa occasione vi
proponiamo un breve frammento di un video che è un'esibizione di ballo della scuola Emozione Danza di Porcari con la collaborazione dell'associazione Casa Alfa Autismo ad alto funzionamento Asperger di Lucca. L'esibizione doveva svolgersi in città a Lucca per la giornata internazionale, ma a causa delle limitazioni della pandemia naturalmente ha dovuto essere stata esibita a porte chiuse. Vediamo questo breve video insieme. È arrivato il momento della rubrica del venerdì. Sergio Talenti, l'Ancora. L'esistenza di quel giovane palestinese inchiodato al legno 2000 anni fa continua ad illuminare le vicende del tempo. Una vita interpretata in tanti modi che arriva fino a noi con un suo nucleo destabilizzante e scomodo, ieri come oggi. La documentazione storica ci mostra un ebreo che va oltre la religione custodita dalla gerarchia giudaica, pur accettandola, e questo causa scandalo, come pure le sue frequentazioni che appaiono subito fuori norma. Persone odiate come i pubblicani esattori del fisco, o scansate come i dissidenti samaritani e le prostitute, o i tanti esclusi dalla morale farisiaca dominante. Parlano di un ebreo solidale con chi è colpito da pregiudizio e che censura chi pretende di giudicare. 2000 anni dopo, siamo ad un passo dalla trasformazione in legge della proposta Zan, che seppure in ritardo allinea l'Italia all'Europa nella tutela delle diversità sessuali. E tuttavia, al Consiglio Comunale di Lucca, come al Parlamento a Roma, destra radicale e cattolici integralisti pretendono di tenere ancora ai margini della società quelli non considerati a norma. Come dire quanto è lunga la vita di un pregiudizio. Con questo messaggio di Sergio Talenti si chiude qui la prima parte del TG Noi, breve break pubblicitario e poi ci rivediamo subito dopo con la nostra pagina sportiva. Tra poco.